Roberto Quercio, sindaco di Toro, oggi si inaugura la nuova caserma dei Carabinieri, un grande sforzo di comunità anche. Sì, assolutamente. Noi siamo riusciti a convertire una sede di una scuola dell'infanzia a caserma dei Carabinieri con dei fondi che abbiamo drenato dallo Stato. È uno sforzo di comunità perché sì, la scuola dell'infanzia che era qui adesso è in un altro stabile, però abbiamo adeguato anche quello stabile. Adesso sono molto contenti del luogo in cui si trovano. E devo dirlo, qui c'è stato tanto volontariato. Siamo venuti a lavorare anche a mani nude, oltre al finanziamento che abbiamo preso, per cercare di curare ogni minimo dettaglio. Per cui una grande vittoria per il Comune di Toro, per l'Arma dei Carabinieri e per lo Stato in generale. Una sentinella per custodire anche il senso di sicurezza dei cittadini. Assolutamente sì, un presidio di sicurezza importante che vedevamo scivolarci dal 2018 in poi, e siamo riusciti a trovare il giusto compromesso con l'Arma dei Carabinieri, la Prefettura di Campobasso, con il Provveditorato alle Infrastrutture e alle Opere Pubbliche, l'Agenzia del Demanio. Ci sono state tantissime riunioni, tantissime risoluzioni ai vari problemi che si trovavano davanti, però siamo riusciti finalmente ad ottenere questa grande vittoria.